A quasi un anno di distanza dal decreto di accreditamento del 13 novembre 2017, come struttura dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico, il centro diurno per 20 posti, sito a Caltanissetta in via Pietro Leone, gestito dalla società cooperativa sociale Eubios di Siracusa, è ancora chiuso e versa in una situazione di abbandono, mentre il centro autismo istituito dall'ASP nel 2014 è ormai sovraffollato. A denunciare l'episodio l'ISPED, l'Istituto per i disturbi pervasivi dello sviluppo. Non riusciamo a capire le motivazioni per cui a distanza di quasi un anno ancora il centro non è aperto. Tra l'altro, la situazione del centro autismo diventa di giorno in giorno sempre più precaria perché al momento ci sono 20 bambini già diagnosticati che non possono iniziare il trattamento intensivo fondamentale nell'autismo e almeno una decina di adolescenti che aspettano di essere inseriti nel centro diurno. Non è una questione di risorse insufficienti, perché con la recente legge regionale 8 dell'assessorato alla salute non è più lo 0,1 ma lo 0,2 del bilancio delle ASP siciliane a dover essere destinato ai centri diurni. Di conseguenza, ripeto, non riusciamo a capire le motivazioni di questo inaccettabile ritardo. Chiederemo contezza, oltre ovviamente che all'ASP di Caltanissetta, che ha dato l'autorizzazione perché il centro venisse aperto. Il centro è situato in via Pietro Leone ed è gestito dalla cooperativa sociale Eubios. Ma anche lo faremo con l'assessorato alla salute, mettendo in evidenza un'altra problematica importante. Non è che un solo centro potrà bastare per la provincia di Caltanissetta, perché considerato che al momento ci sono almeno 40 pazienti autistici in trattamento presso il centro di San Cataldo, è chiaro che occorrerà aprire almeno altri due centri per soddisfare il bisogno del territorio. E noi genitori sappiamo che esistono già delle realtà nel territorio che sarebbero in grado di soddisfare i bisogni delle persone affette da disturbo dello spettro autistico.